Nel reparto di radiologia dell'ospedale di Pescia è inaugurato il nuovo mammografo, un apparecchio di ultima generazione donato a Cosma e Damiano dalla Fondazione Caripit, che lo ha acquistato investendovi 250.000 euro. Nel piano di riorganizzazione avevamo previsto tutta una serie di attrezzature e puntualmente le stiamo realizzando una dopo l'altra. All'inizio il nuovo pronto soccorso, che ha significato un vero salto di qualità qui nell'ospedale Cosma e Damiano, la radiologia a servizio del pronto soccorso, questo nuovo mammografo che è al top nelle macchine di questo tipo, nelle attrezzature sanitarie di questo tipo, quindi un'attenzione particolare alle donne, nella prevenzione oncologica. E appunto ci siamo dotati qui all'ospedale di uno strumento che permette una diagnostica più sofisticata, più attenta, più sensibile. Il nuovo pronto soccorso, la nuova radiologia, oggi abbiamo questo stupendo mammografo che ci viene offerto e donato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, che ringrazio nella figura del suo presidente e in tutti i membri della fondazione. Una cosa molto importante, perché la continua riqualificazione tecnologica tiene un ospedale come questo all'avanguardia. In un momento in cui stiamo affrontando una grande riforma che sarà difficile e complessa, ma che sicuramente ci darà dei grossi risultati di qualità, avere sempre a disposizione strumenti, donne e uomini pronti all'altezza della situazione, per noi una grande certezza. Questo è un apparecchio che ci porta allo stato dell'arte migliore per quanto riguarda la diagnostica senologica, perché è un apparecchio digitale diretto di ultima generazione che è in particolare dotato della ultima opzione di senologia, che è la tomosintesi. Senza entrare in dettagli tecnici troppo difficili, è una metodica nuova che si trova solo negli ultimi apparecchi usciti sul mercato, che permette di migliorare notevolmente la definizione a parità di dosi di radiazione data alla donna, e questo è fondamentale. C'è chi dice che nei prossimi anni la mammografia come esame verrà sostituita completamente dalla tomosintesi, perché con lo stesso impegno in termini di esposizione delle radiazioni permette sicuramente di avere una migliore capacità diagnostica. Questo è ancora, diciamo, in fase di studio dal punto di vista delle società scientifiche, però noi siamo a questo punto allineati e partiamo quindi col piede giusto per dare alle donne della Val di Nevole e a tutti quelli che vorranno poi venire nel nostro servizio il meglio che sia possibile fare in termini di diagnostica.